Los Angeles Coliseum per la seconda prova di questo entusiasmante Supercross e altri 40.000 spettatori sono accorsi a godersi questa gara. Ci sono tutte le premesse per un grande spettacolo, visti i risultati, a dir poco a sorpresa, della prima prova. Tutto è pronto per la finale. Il numero 16, Kyle Lewis, copre Mike Larocco, numero 5. Damon Bradshaw, nono nella prima gara, da quest'anno alla guida della Honda Manchester. 5 secondi al via. Partiti! Al comando sembra ci sia una Suzuki, poi due Yamaha e la Kawasaki di Emig. Ezra Lask è primo assieme a Larry Ward, che prende il comando. Terzo è Doug Henry. Albertine a terra, difficilmente ripeterà la vittoria della settimana precedente. Larry Ward sulla Honda of Troy è al comando. Dietro di lui incalzano le Yamaha di Doug Henry ed Ezra Lask. Ward, Henry, Lask. Al quarto posto compare il numero 1 di Jeremy McGrath, quindi Lamson con il 4, Damon Huffman e Mike Craig sulla Honda numero 15, Mike Larocco e Jeff Emig. McGrath cerca di avvicinare Lask in terza posizione, ma deve controllare Steve Lamson dietro di lui. Ward è sempre in testa, ma Henry si fa minaccioso. Larry si disunisce sulle whoops e Doug si fa sotto. Traiettorie diverse, ma Ward mantiene il comando. L'attacco di Henry è però costante e il pilota della Yamaha è sempre più vicino. Alle spalle dei primi due c'è sempre Ezra Lask, quindi McGrath e Lamson, adesso più staccati. Henry esce benissimo da questa curva e supera Ward. Ora il pilota della Yamaha è in testa, sicuramente uno dei più forti e determinati di tutto il panorama americano. Anche Lask sembra più veloce di Ward e si prepara ad attaccarlo per la seconda posizione. Ecco il sorpasso. I due procedono fianco a fianco, ma Lask sembra più determinato e conquista il secondo posto. Per Larry Ward non è ancora finita. Dietro di lui infatti ora c'è McGrath, ansioso di dimostrare come la prima gara sia stata solo un passo falso e che il numero uno è sempre lui. Mentre la coppia Yamaha prende il largo, McGrath studia le traiettorie di Ward per provare l'attacco. Eccoli spalla a spalla, ma Jeremy è all'interno e riesce a passare. Damon Huffman e Jimmy Button in duello sono affiancati. Jimmy si disunisce e capotta in avanti. Niente di grave, ma Damon ha via libera. Doug Henry al comando. Una bella dimostrazione di forza per coloro che credevano fosse un pilota finito dopo il terribile incidente del 95. Alle spalle di Henry c'è sempre Ezra Lask e poi Jeremy McGrath, che non prende distacco, ma non sembra neanche in grado di attaccare i primi due. Due Yamaha al vertice con la sagoma gialla della Suzuki numero 1 alle loro spalle. Siamo nell'ultimo giro e Lask si avvicina ad Henry, che però vince la sua prima gara di Supercross e si porta al comando in campionato.